Ciao a tutti ragazzi, eccoci qui tornati su Pokémon Cristallo. Nello scorso episodio abbiamo sconfitto il capo palestra Furio. Come avete visto a inizio video, finalmente Fanfi si è evoluto in Donphan. Ma non è il solo, perché anche Croconaw si è evoluto in Feraligatr. Non vi ho fatto vedere l'evoluzione semplicemente perché per me è stata, diciamo, una sorpresa, visto che ero convinto che Croconaw si evolvesse a livello 36. Successivamente ho allenato la squadra e li ho portati tutti a livello 30. Però prima di iniziare, se volete supportarmi, iscrivetevi al canale, lasciate un bel mi piace, commentate, condividete e attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornati. Adesso diamo un'occhiata veloce alle statistiche e agli attacchi. Partiamo da Pinsir, livello 30, con presa taglio, lega tutte e movimento sismico. Queste sono le sue statistiche. Poi abbiamo Feraligatr, statistiche aumentate con l'evoluzione ovviamente. Gli attacchi sono sempre gli stessi. Growlithe, morso riduttore, braciere e comete. Statistiche che aumenteranno con l'evoluzione in Arcanine, che vedremo tra 20 livelli, perché al 50 impara lanciafiamme, quindi preferisco farle evolvere a livello 50. Poi abbiamo PG8, azione volo raffica e attacco rapido. Statistiche molto basse, speriamo che aumentino con l'evoluzione in Pidgeot. E qui abbiamo Exeggut, ragazzi, con confusione, ipnosi, rotolamento e prassi seme. Presto avremo anche la pietra foglia, perché sono andato a sud di Fiordoropoli a parlare con un NPC che presto ci chiamerà per darci la pietra foglia. E poi qui abbiamo infine Donphan, riduttore, botte in testa, forza e furia. Statistiche aumentate vertiginosamente. E poi credo che siano finiti, sì. Ho allenato la squadra in questo corso d'acqua qui, perché qua si possono trovare dei Tentacruel che danno tantissima esperienza. Adesso andiamo qui sopra, perché qua c'è Eugenius con i Pokémon leggendari. Ma mi sembra che dobbiamo anche affrontarlo, quindi fatemi fare... Chi metto davanti? Vabbè, guarda, tanto sono tutti al 30. Lascio Pinsir. Suicune se ne va ed ecco Genius. Eh sì, era proprio lui. Ho deciso, ti sfiderò così potrò guadagnarmi il rispetto di Suicune. Tu sei sicuro, eh? Però se perdi te la prendi in del culo, eh? Ok, infatti. Te. Drowsy è già caduto. Electrode, sempre presa. Molto bene. Hunter, sì, era meglio cambiare. Vabbè, siamo... infatti. Sì, metto Growlithe con morso. Tiè, è bastato proprio un morso solo. Ciao, ciao, Genius. Sei strabiliante, Slim J. Capisco perché i Pokémon ti sono così amici. Ora capisco. Continuerò a cercare i Suicune, ma sono certo che ci rivedremo. A presto. Ciao ciao. Allora, prima cosa devo andare a curare Pinsir e poi torniamo a Olivinopoli. Andiamo a curare Ampharos e poi sfidiamo Jasmine. Ci vediamo direttamente al faro. Ok, eccoci qua ragazzi. Proviamo con Jasmine. Questa medicina farà guarire Anfi? Sì. Diamogli la pozione. Ma Anfi non accetta nulla dagli estranei, però adesso starà meglio. Vedi? Perfetto. Diamo un salutone ad Anfi. E poi andiamo
Ok ragazzi, eccoci qui fuori. Ho lasciato qualche strumento lì al faro, però non fa niente. Anzi, visto che ci sono, devo comprare qualcosa. Compriamo delle super pozioni, ne prendiamo almeno 3. Perfetto, Jasmine è Pokémon di tipo acciaio comunque. Quindi dobbiamo mettere davanti Growlithe, perché il fuoco è super efficace all'acciaio. Leggiamo il cartello. Olipinopoli, Capo Palestra, Jasmine. La ragazza ha una difesa d'acciaio. Ok. Lei dovrebbe avere uno Steelix. Mettiamo Growlithe. Eccola qui. Lo conosco, sì. Molto bene. Ho sbagliato. Ho sbagliato. Ti pareva, vedete? Che palle. Ma ce l'ho qualche antiparalisi? Sì, ce l'ho per fortuna. Vabbè, ho capito. Ho sbagliato tutto, guarda. Vabbè, usiamo Donphan. Ah, non c'ho più Fango Sberla. Vabbè, usiamo Bot in testa. Perfetto. Ora Steelix, io non vorrei cambiare Pokémon, ma ce l'ho qualche revitalizzante? Non ce l'ho. Io lo sapevo. Vabbè, però possiamo, mi sembra, usare anche Feraligatr, perché anche l'acqua è super efficace a Steelix, visto che lui dovrebbe essere roccia acciaio. E l'acqua è super efficace alla roccia, giusto? Siamo Surf. Infatti, sì. Ne siamo un altro. Là che ne manca solo uno. Tipo d'acciaio fa male. Perfetto. Addio Steelix. Sono finiti. Magnemite. Chi metto adesso? Sì, metto Donphan perché essendo terra, non ci può fare niente. Usiamo forza. Vabbè sì, a parte Sonic Boom, leva 20 PS. Perfetto. E abbiamo vinto. Dammi la seconda medaglia. Sì, la seconda. Dammi la medaglia. Sembra siamo arrivati a 8 medaglie. Sì, ciao, a 6 medaglie. Ce ne mancano 2. Perché manca quello lì di ghiaccio, mi sembra si chiama Alfredo, e poi Sandra tipo drago. Sì. Adesso andiamo un attimo al centro Pokémon, ci curiamo la squadra e poi andiamo subito avanti. Molto bene. Allora, dobbiamo andare, vediamo un po'. PG8, Fiorlisopoli, Olivinopoli, dobbiamo andare a Marantopoli, siamo stati, sì, dobbiamo andare a destra, di Marantopoli, ovvero da questa parte. Allora, qui ci so c'è anche una grotta, però non la farò, almeno che non si trovano degli oggetti importanti, ma nel caso la faccio off camera. Goldin. Sì, devo cambiare anche Pokémon qui, Sì, voglio usare un po'. Siamo un po' Donphan, ma mi piace troppo, regà. Azzo, qui dobbiamo per forza tagliare l'albero, vero? Eh sì. E io non c'ho taglio, cioè c'è la Paras, sentite. Ma visto che ho Pinsir, lo do a lui taglio. Eh sì. Faccio prima. Al posto di taglio furia, sì. Mi pare ovvio. Poi tagliamo e poi andiamo. Allora a questo punto potevo anche non farlo. Pensavo c'era qualcosa tipo sfidare Eugenius o comunque parlare con lui che ci dava qualcosa, boh. A sapere non lo facevo. Qui c'è un pescatore. Si riparte con le battaglie. Botte in testa. Guardate quanto toglie. Ah sì, poi devo andare a vedere al PC, è vero. Voglio provare a chiamare quell'NPC che ci dà la pietra foglia. Ma anche se non credo che l'abbia trovata, perché ci deve chiamare lei, però è Daniela Pupa.
vaffanculo. Ma aspetta. No, era Gina, infatti. Sì. Percorso 34. Molto bene, ragazzi. Preparatevi, eh. Preparatevi perché a questo punto faremo evolvere Execute. Andiamo al percorso 34, che sta a Fiordoropoli, sud di Fiordoropoli, qua. È questa. Perfetto. Adesso però vorrei prima controllare che mossa impara, però prima di farlo evolvere. Ho deciso di non far evolvere Execute, semplicemente perché al 43 impara solo a raggio. Mentre da Executor impara solo uovo bomba, mi sembra, al 31 e poi basta. Per cui al momento preferisco non farlo evolvere. Intanto adesso affrontiamo questi. L'importante è che abbiamo preso quello che ci serviva. Nidorino. Usiamo forza. Perfetto. Ma poi vedere qua chi si trova. Raticate. Raticate dà un sacco di esperienza. Ok. Questo qui invece chi ha? Botte in testa. Vedete quanto leva. Lo porta al 32 e poi lo cambio. Bravissimo Donphan. Siamo arrivati a Mogania. Qui vicino c'è anche il Gyarados rosso. Ed è quello che faremo subito, ragazzi. Lo andremo subito a prendere. A parte che ho poche Pokéball, però non ho voglia di tornare tutto indietro a comprarle. Tanto non devo prenderlo in squadra, quindi non mi interessa se lo sconfiggo. Io proverò lo stesso a prenderlo. Intanto sconfiggiamo questi allenatori. Molto bene, 32. Adesso cambio con... Mettiamo Execute, va. Ah, è vero, sì. Sgombro e acqua psico. C'ho ipnosi. Rotolamento. Mazza, già si è svegliato. Molto bene. Pensavo lo faccio salire con i selvatici. Ok, dai, che ne manca uno. Ok, vabbè, questo qui. Questo c'è un Gyarados. Eh no, metto Feraligatr. Tanto passa lo stesso al 31. Ah, non... Ancora no, vabbè. Ce lo rimetto. Adesso sì, per forza. Ma pure se prende 5 di esperienza. Infatti. Velen polvere. Velen polvere al posto di cosa, però? E una ipnosi potrebbe essere più utile. Quindi al posto di niente. Sì. Gelo pugno. Molto bene. Infatti aspetto. Chi metto adesso? Vabbè, si metto Feraligatr, va. Lui lo metto momentaneamente qui. A parte Donphan deve stare qui. Perfetto. Da questa parte. Si qua velocizzo perché tanto non è che c'è niente di particolare, ci vado solamente se c'è qualche strumento. Per questo. Lì c'è una casa, lo andiamo subito a visitare. Magari ci danno qualcosa. Che poi qui dovrebbe esserci forza segreta, se non sbaglio, eh. Questo che dice? Ah, questo è introforza. Sì, non mi serve introforza. Anzi, potrei darlo a Executor. Questo. Ok, allora andiamo subito ad affrontare il Gyarados rosso che si trova proprio qui. Livello 30, usiamo gelo pugno. Facciamo così. Poi basta perché provo a prenderlo. Abbiamo un Ultra Ball. Ma difficile, vaffanculo, me l'ha buttato giù. Usiamo Execute. Ipnosi. Mazza.
Raga, mi sa che... Ok, l'ho preso, sì. Giusto per fare la collezione di shiny, perché off camera, adesso me ne sto ricordando, ho catturato un tentacle shiny. Qui c'è Lance, il domatore di draghi, che ci chiederà di unirsi a lui. E noi accettiamo, ovviamente. Grazie mille. Certo. Va bene, allora andiamo a vedere se c'è qualcuno da affrontare. Così almeno finiamo in bellezza. Ma qui si può andare l'altra parte, no, eh? Aspettate un attimo. E non mi fa andare oltre qui. Non capisco il perché, aspettate un attimo. Non lo so allora, vabbè. Lo vedrò, qui c'è casa del guru pescatore. Va bene. Allora facciamo così. Volo. Mogania. Andiamo al centro Pokémon e ci fermiamo qui, ragazzi. Ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao ciao.